Allora Luzio, siamo qui con opinioni di Luzio. Una volta tanto, invece di fare opinionismo, che forse qualche volta dà anche diciamo che è un po' continuativa questa cosa, la gente vuole delle novità, io proporrei di fare un piccolo excursus sulle splendidi paesaggi della regione Marche, che è la nostra regione. Mia, nel senso che è diventata adottiva, tua che addirittura invece sei proprio marchigiano. E allora, visto che tu sei nato in questa regione e la conosci meglio di me, passerei a te la parola. E niente, ci descrivi quello che vedi per la gente che non conosce questa splendida regione. E ci dici che cos'è, dove siamo. Purtroppo la veduta, non abbiamo lo zoom. Dove siamo quindi? Siamo a Falconara Alta, diciamo, circa. Qua c'è l'uscita, Falconara, Castelferretti, zona industriale. Non so se la vedete alla mia destra, ecco voi che l'avete visto il cartello. Qua c'è il cimitero, che c'è morto tanta gente, ma non si conosce nessuno. E adesso andiamo verso il famoso aeroporto di Ancona, l'aeroporto di Raffaello Sanzio. La strada è lunga, dobbiamo prendere l'aereo. Dopodiché qui c'è un cavalcavia, non ci tirano i sassi, Andrea fuma il sigaro e puzza. E naturalmente qua c'è un po' di arbusti che rendono un pochettino la strada un po' bruttarella rispetto alle famose route della France o le autopiste spagnole. Quelle tedesche, almeno mi viene il nome dell'autostrada. Autobahn. Adesso Fabriano non ci andiamo e l'aeroporto lo saltiamo. Abbiamo fatto anche delle nuove rotte per i turisti russi e cinesi nel nostro grandissimo aeroporto di Raffaello Sanzio. Qua continua la corrente della raffineria e andiamo verso Pescara, il mondo degli zingari. Qua continuiamo sulla nostra auto superstrada, perché non è autostrada, è una strada veloce, e c'è sempre gli arbusti un po' così incolti, col canneto, con tante cose molto brutte e molto belle. E naturalmente vedremo questo cielo nuvoloso, grigio come la nostra testa. Allora, andremo avanti. Area di servizio Sanzione, ha preso il nome dall'aeroporto. Fermiamo qui? Siamo nella cosa? No, non si può fare rifornimento, siamo in ritardo. Allora, vedete quelle palle sui cavi? Le vedete? Non le vedete. Vabbè, non importa, nelle palle c'è uno con la bicicletta che le va a gonfiare e le sostituisce quando schioppano, perché servono per gli aerei che se volano a bassa quota non devono sbatterci, devono vedere i cavi con queste palle fosforescenti. C'è un elicottero, lui si cala la bragga con la biciclettina, cammina sul filo e mette la palla nuova. Sono cose molto belle, un lavoro bellissimo. E anche lì c'è una ricerca di operai nuovi, insomma, per montare le palle sul cavo. Sono lavori nuovi, insomma. Perché ogni tot anni quella si sgonfia e si rompe. Lo sapeva? Lo vuole fare come lavoro? Con la biciclettina, camminare sul cavo e mettere la pallina verso. Ma c'è la corrente sul cavo? No. Cammini solo sul cavo, non su tutti e due. Ah, quindi c'è la corrente ma non. Non è morto mai nessuno ancora. Se perché sbaglio tocchi l'altro cavo perché ti appoggi? È morto uno sul lavoro, morte bianca, ma morte di grande speranza, perché è morto come baluardo del grande italiano che vuole lavorare. Se io muoio poi i soldi vanno alle reti. Sì. E tu sai, non so se sai che ho adottato un cinese io. Bravo. Ho adottato a distanza un cinese, un imprenditore cinese. È peluso? No, senza peli. Senza peli. Cinesi non hanno peli, te lo dico io. Meglio. Io ho adottato, anzi, invito i tuoi telespettatori a fare lo stesso, perché è un'anima sia moralmente ma anche soprattutto economicamente. Guardate il golfo adottare un baglia. Cinese miliardario. Io il mio c'ha 47 anni, c'ha un capitale di 1 miliardo di euro perché ha pochi soldi. Io l'ho adottato e quando io muoio gli vanno tutti i miei averi e viceversa. Perché c'è, capisci, c'è un discorso di reciprocità. Ed è una cosa che mi ha arricchito molto a livello personale. Capito, ti ha arricchito molto. Io non molto. Sono razzista, anzi voglio bene le altre culture. Lei non è razzista. Io sono anzi molto incuriosito dalle altre culture. No, capito. Ci possono arricchire. Com'è che arricchisce? In questo caso lui c'ha 1 miliardo, quindi arricchisce, sì. Questo ci ha superato, anche se c'è la doppia linea. Sì. Si può fare. Non prende la targa, eh? Però si può fare. No.
No, non si può fare, purtroppo, non si può fare. Questo è noi dov'è che rimaniamo sul discorso paesaggistico. Ecco. Qui noi siamo nella splendida cornice del Conero, dicevi, che in greco vuol dire Conero? Conero. Il gomito. Bravo. Oh. Bravo. Mi ha fatto il manichetto, mi ha suggerito. Mi ha suggerito che il manichetto. Pensavo che fraintendevi come dire tu non lo sai, io no, lo so. No, io ho capito. Lei mi vuol bene, i manichetti non me li avrebbe mai fatti. Ok. Oh. Io perché non sono volgare, quindi ecco. Lo faccio ogni volta che parlo questi gesti. Oh. Bene, qui comunque abbiamo lo splendido paesaggio che c'è, abbiamo la campagna, ma che già che se posso permettermi. Guarda che bei olivi! Che bei olivi! Posso permettere? Me lo permetti? Sì, mi piace gli olivi? No, posso permettere? Sì, dica. Secondo me la campagna marchigiana non ha nulla da invidiare, attenzione, alla campagna umbra toscana. Ah, umbra. E forse direte ha detto tanto, ha detto troppo. Oh. Però io penso che sono bella convinto. Terra, che bella io sono convinto terra. Che la campagna guarda che bella terra abbia molto da dare al mondo. Sì, qua non guardate più di tanto perché c'è un po' di pochettino di selvaggio. Noi stiamo andando a Pescara? No. Noi andiamo. Io so che non interessa ai nostri telespettatori, però noi abbiamo un appuntamento a Sirolo. A Sirolo. Tra 5 minuti e Rutti. E in realtà Rutti. Sirolo sta da noi a 25 minuti da noi. Come possiamo fare? Adesso lo chiederemo al pubblico. Non ce la faremo mai. No, possiamo chiedere al pubblico che ci risponde in diretta show. Secondo te, rimanendo sul paesaggio, cosa c'è? Quali sono i più bei posti della regione Marche? Le sto dicendo che la sua macchina va più piano della Fiat Punto. Adesso la superiamo. Lei ecco. Mi dà carta bianca per superarla? Sì, accendiamo. Metto la freccia. Via. Qua un Alfa Delta la supera, una Lancia Delta. Occa Madoshka. Abbiamo superato. C'erano due anzianotti. Lo so. Vabbè. Che vergogna. Che vergogna. La Lancia Delta giovane invece com'è? Com'è? Strettosa. Stiamo andando a 90. Che bella. Quanto stiamo andando? È a 90. A 90. Si può ancora accelerare. Niente trucco, niente inganno. Niente brutto, non si superano i limiti. No, non si superano i limiti. Opinione di Luzio rispetto per la campagna rispettare i limiti da Certo. Che sì. Dici di questa macchina che ne ha vendute molte poche? La Opel Vectra questa è. Cazzo, ci vedi là? Io non ce l'ho. Lo so. Cercate. Io vedo solo che è Opel. No, è Astra. Ah, allora mi prendi per. Mi fai sentire cieco quando non lo sono, cazzo. Vai a fanculo. Cazzo. Era l'Astra. Lo vedo anch'io che è Astra adesso. Sono un po' burlone io. Sono burlone. Cazzo. È a 10 km da noi, come fai a vedere? Vabbè, era la Vectra. Ma ricordo manco più com'è fatta. Gli assomiglia. Infatti c'ero cascato. Questa è più grossa. L'altra era Pepporetti. Allora, noi siamo nel tunnel del Monte Bianco, questo che cos'è? Sì, il tunnel del Monte Bianco. No, dai, sì, tu che sei marchigiano, di che monte è questo qui dove siamo? Che la gente vuol sapere. Il Conero. Tu devi capire che tu stai dando un servizio ai milioni e milioni di persone che non possono venire nelle Marche. Oh. Tu gli dai la possibilità di vedere, di toccare con mano, come dice Accorsi nella pubblicità della Peugeot. Oh. Che tu devi sentire la strada delle Marche guardando Pinot. Oh. Tu devi vedere i peli del braccio che ti tirano. La strada, quanto è bella, toccatela. Hai ragazzi. Visto la pubblicità della Peugeot? Guardate anche i marciapiedi, guardate. Cosa dice Accorsi nella pubblicità della Peugeot? Che tra la strada e il tuo braccio e la tua pelle non ci deve essere. Ma che a me Accorsi mi ha telefonato, è paranoiato perché vuole fare il cinema, non sta cazzo di pubblicità. Però la pubblicità è bella, dai. Ho capito, ma lui si sente disoccupato. No, vabbè, ha fatto la pubblicità della Peugeot con i peli che si rizzano. Non lo chiama più nessuno. Vabbè, dopo quei peli che si rizzano. Ho capito. Che c'ha. Ma lui vanno di moda i cinesi senza peli. Ancora lo volete capire sta roba? Io ho visto che c'è. Oggi ho visto un servizio su Vicenza. Costi cinesi senza peli. Cioè due cinesi. Due cose. Ci sono due registi, uno cinese e uno indiano, che a Vicenza fanno i film. Oh. E c'è italiani che fanno la fila per fare le comparse. Oh. Altro che Hollywood, te ancora sei rimasto a Hollywood. C'è Bollywood da una parte. Oh. Ma io mi butto con i cinesi perché lo sai che io sono. Ma pazziale. Quest'astra la possiamo superare? Ma c'è la doppia linea. No, ho capito, la doppia linea. Non si può superare. Siamo a Candia, noto paese agroalimentare. Si produce nocciole di oliva per fare. La stufa a calore con l'oliva? Sì, con le noccioline. Le nocci, il nocciolo dell'oliva. Marchigiano, Marchesciaia. Produce un sacco di caldo.
qui siamo sempre nello splendido cornice del paesaggio marchigiano, sì, praticamente nella zona industriale, attenzione, sì, attenzione, sì, della città di Ancona, oh, la principale città economicamente e politicamente delle Marche. Oh, roba grossa! Quindi questo è il cuore pulsante della regione Marche, che pulsa e che... Infatti noi dove andiamo come Pugno di Luzio? Ad Ancona. Ah, ad Ancona. Perché portiamo il turismo nel cuore. Ma è convinto di questo? Ma è vero, non sto inventando niente. Ma che andate a informarvi, 100.000 abitanti. Agip, un anno e una garanzia. Ma guardate, qui c'è un po' di squallore. C'è la fabbrica della provincia. Basta che lavora. Qua c'è un motel, volevo andare a zoccole. Questa è la periferia, capisci? Ah, questo è il motel Pavoni, era chiuso perché le zoccole non ci vanno più. Non lavoravano abbastanza. No. E adesso c'è un concessionario Peugeot. Se vedrai la foto di Accorsi. Oh. Non ho mai detto cosa pensi della pubblicità di Accorsi. Se tu sei d'accordo su quello che è il messaggio, che deve, secondo che me mi dispiace che è disoccupato dal cinema, se tocca fare la pubblicità. Ma secondo te, scusami, basta che non si metta a vendere le pentole, quello è il problema. Secondo te, quella è l'ultima spiaggia. Secondo te la... Ma gli toccherà anche a fare quello. Secondo te il messaggio della Peugeot non è simile a quello di Opinione di Luzio? Cioè tu non ma vuoi portare... Sicuramente, ma il nostro è meglio, solo che ancora non abbiamo buchetto allo schermo, perché c'è un ostacolo, un ostracismo del potere mediatico. Forza, c'è un complotto contro Peruzzi, ma ce l'ha lanciato Serafino Massoni, ecco. Non solo lui. Gente che con ci Tommy odia, X e quello stronzo. Quando diventi famoso, no, stronzo, scusami Tommy X, sei bello. Quando diventi famoso purtroppo crei molte però vite. Quando vieni nelle Marche vieni a trovare, insomma, io vengo a sapere che sei venuto nelle Marche dall'assessorato del turismo, che ti ha visto navigare qua in queste nostre terre, perché non ci vieni a trovare? Dopo tocca offrire la pizza, ma gli offriremo adesso il pangotto, dai, io c'ho il pambollo lì a casa, un prodotto tipico delle Marche, il pammollo, il pammollo o il paculoio, il paculoi può prediligere o l'acqua del pa o l'olio del pa. Sempre olio c'è, sempre c'è un prodotto molto usato nelle Marche. Lui non ha mangiato mai in Umbria. Umbria mica le Marche. Infatti. Oh, guarda qui che bel però paesaggio. Lui è innamorato. Qui dov'è che siamo noi sempre? Qua stiamo sempre. Stiamo superando la zona di Ancona, giusto? Sì. E siamo, vedi, siamo sopraelevato, perché anche noi nelle Marche abbiamo le strade sopraelevate, ma attenzione, attenzione, gratuite. Sì. Perché qui ci ha superato una Turam. E adesso gli andiamo dietro. Oh. Nelle Marche non si paga. Altra punto che viene superata da Opinione di Luzio Show! Anche qui un vecchietto però. Quanto andiamo? Sempre 90 all'ora, sempre 90. Le punte vanno piano. Io più di 90, non c'è trucco. La meriva che famo? Il tedesco che ha fatto la meriva. Qua c'è il vecchietto. Beh, c'ha l'età nostra. C'ha l'età nostra. Ma va bene così. La tua, capirai, io sono giovane. Te sei giovane? Io ho 27 anni e mi riporto anche abbastanza bene. Ma Luzio è vecchio perché c'ha i capelli grigi. Io ce l'ho bianchi ma non se li vedo. Ci siamo a 13 minuti qua, Guarda che non dobbiamo andare alla bimba. Ho capito, ma dopo più di 15 minuti cosa carichiamo? No, vabbè, quello ti do ragione. Se vuoi interrompere un attimo e fare stop. Facciamo un po'. Ma sai, Wikipedia, ti ha detto, senti la gente. E che ne so io che era così importante? Vuoi dire qualcosa su sto paesaggio? Perché guarda che spettacolo. Qui c'è scritto Sirolo a sinistra. Quindi dove devo andare? Cosa devo fare? Niente, andava a sinistra, andava a Sirolo. Le Marche sono marchigiane, se ti sei accorto. Quindi tu non sei d'accordo che le Marche possano tenere testa alla Toscana? Sì. Poi c'è abbiamo la capitale dell'Europa, della cultura, che è Urbino. Guarda che scorci che ti faccio vedere. Beh. Sirolo, oh, non ho detto panicattio, ho detto Sirolo, Ma avviso prima, cazzo. Santa Sirolo, sono in montagna. Arriva il fiume. Anche i francesi sono venuti qua, visto il francese. Hai detto perché hai letto Clio te là davanti? Ah, Clio sì. Quello ci arrivo anch'io. Ah. Il modello. Come freghi più? Qual è il modello? Adesso te lo dico subito. Sprinter. Te lo dico io. Sprinter. Un cazzo il Sprinter. Ha detto Dio. Renault. Vai a cagare, va. Te e io che te do retta, che ci vedi. Che buongiorno. Guarda che bel cimitero, ci sei cipressi, vedi? È un cimitero quello là?
Sì, lo so, ma tanti mi fanno da fuoco. Come si chiama sto posto? Coppo? Sì, Coppo, sì. Che cazzo di nome è? È la frazione Sirena. Molto bella Coppo, molto molto bella. C'è il tabaccaio, c'è il parcheggio. È come una città normale, insomma. Sì, sì, c'è anche la chiesa. Chiesa. Interessante. Dove devo andare io, ma chi? Ma chi? Coppo bisogna superarla, ah, insomma, certo. Perché è troppo interessante e costa molto la vita, insomma. C'è anche il residence, c'è un agriturismo, un bar, una casa. C'è le strade. C'è le strade, c'è i cartelli, c'è gli alberi. Tutte cose molto belle, insomma. Sì, ma le Marche, Olivi. Le Marche non e sono. E poi c'è l'oratorio del prete, che è il campo da calcio. Quella roba là, cos'è? Quel tondo là, che cos'è? È il tennis. Quel tondo lì? Sì, all'inverno giocano lì dentro. Vabbè? Bello, sì. Cazzo, sì, sì, una struttura postmoderna. Sì, una strutturona, è Renzo Piano quello. È come no. Palestra polivalente, proprio. Qua no. C'è il campo di sabbia. C'è anche il campo di terra. Ma polivalente cosa vuol dire? C'è più sport, fanno. Chi so, avanti. Anche le Olimpiadi del sesso fanno. No. Qua siamo attaccati all'oretto e qua c'è la castità. Sembra manco dei soldi per noi. Anzi, non posso nemmeno starci. Oh, io vado dritto, eh. Oh, va dritto che è una Massilone. Oh. Guarda che scorci. Dimmi che sono posti brutti questi. Abbi il coraggio di dire che sono Infatti sono belli. Altro che. Io mi sono anche innamorato. Del posto o di una persona? Del posto. Guarda che roba. Peccato che c'è la gru là davanti, capito? Anch'io, perché? Senza gru era meglio. C'è il controllo elettronico della velocità. Ma io vado. Allora, non c'è trucco e non c'è inganno. Perché dopo la gente. Ah, ma la gente dopo dice che Opinia di Luzio viola la legge. A me non mi sta bene. Niente, qui il paesaggio è un po' finito, io speravo che arrivavamo a Sirolo, ma Sirolo non lo vedo. Siamo in ritardo di un certo numero di minuti. Dovevamo arrivare a Sirolo alle ore 4, sono le ore 4 e un quarto, quindi in ritardo canonico. Un quarto d'ora canonico. Guarda che spettacolo! Guarda cosa ti faccio vedere là davanti. Questo il mondo ce lo invidia. La gente metterà 18.000 like su questo video. C'hai ragione, perché adesso però dopo la curva ti faccio vedere una roba bella, vedrai. E la gente metterà migliaia e migliaia di like. No. Lo facevo io la metto presto. Tanto più è lunga l'attesa, tanto più è grande la gioia. Aspetta e vedrai cosa ti faccio vedere io adesso. Cosa mi fai vedere? Ti faccio vedere una roba che lingua mortal non dice. Quel che io sentivo in seno, vedrai cosa c'è. Qui vedi, vendono il legno. Sì, va di moda il legno, perché il metano costa troppo. Cap Market, siamo a Sirolo, c'è anche il puntino, vedi? Sì, c'è le palme. Oh, ma guarda che qua. Che bella iguola, ci facciamo mancare nulla. Questa è sponsorizzata da noi, Guarda, tropico del conero, vedi? Dopo sì, il tropico del cancro e del capricorno c'è il tropico del conero. Sì, questa però è tutta finanziata da un periodo di luce, sta iguola. Infatti non mi guarda un poco, c'è davanti a noi là in alto. Sirolo. È una roba che è la fine del mondo. Finta. È finta. Finta. Quanto è bella adesso. È tanto bella che pare. Se la invidia tutto il mondo. Ci tagliano la strada. Lo so. Molto molto bella, sì. Io sono innamorata, la gente è innamorata. Ma non tutti, perché non tutti conoscono questi splendidi posti. No? Marchigiani, no. Noi facciamo video apposta. Cioè, il tuo amico Tommy X, Serafino Massoni e migliaia di altre persone non sanno. Quanto è bella sta cosa? Non lo conoscono. Se lo sapessero, è bella. Si innamorerebbero e farebbero tanti like sui nostri video solo per il Sirolo, guarda. Lo so. Perché è una cosa meravigliosa. Bisognerebbe fare un film. Dopo la vita è una cosa meravigliosa. Sirolo è una cosa meravigliosa. Anzi, io penserei di intitolarlo così questo video qua. Lo so. Adesso però arriviamo e ce ne diranno di tutti i colori, perché siamo in un ritardo mostruoso. Allora adesso dobbiamo fare una cosa che vale per tutto. Non prende il cartello, che devi girare a destra. Qual è il problema di tutti? Perché posso anche andare dritto. Sì, sì, proprio andare a destra. Qual è il problema che si vive in tutta Italia? La ricerca del posto. Ma si vede perché c'è anche qua a Pole. No. Dove è andare? Lassù? Sul paese. Sul paese però non si può andare. Sì. D'inverno si può andare. D'estate no. È tutto pedonale. Facciamo passare perché abbiamo lo stop. Noi dove abbiamo l'appuntamento? Su, in paese. In paese.
e adesso qua è pedonale. Qua è pedonale, io la macchina in dove la metto? A qui. A qui? A qui. A qui, qua? Qua, qua. Guarda, qua. Però... No, questo è per gli invalidi. E che noi non siamo ancora. E c'è le tre sorelle qua. Ecco. Comunque, tu c'hai una sorella? Due, c'è le due. Due non basta. Quindi c'è, perché c'è per tre sorelle? Non basta, non basta. Quindi gliene manca uno ancora. Allora. Ti vedi un parcheggio per parcheggiare? Un parcheggio per parcheggiare? No. Guarda! Non so se sto io qui. Dove? Qui. Dove vai? Qui. No, non ci stai, qua ci stai. Amore. È giallo, cosa vuol dire? Che si può parcheggiare. Allora siamo arrivati a Sirolo, sì. E io chiuderei su questo splendido muro. Mo.